Un gruppo di tedeschi non può visitare la certosa di Padula perché una guida tedesca al suo interno non è ammessa. Non è una barzelletta, ma la triste realtà raccontata ai nostri microfoni dal direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, presente domenica a Padula per inaugurare la giornata FAI che ha visto il monumento certosino protagonista e per prendere parte alla 13ª edizione della Giornata del Ricordo. Ho partecipato all'apertura della giornata FAI e purtroppo mi sono reso conto che effettivamente nel nostro piccolo dobbiamo tutti insieme lavorare affinché questa certosa assuma un ruolo differente, un ruolo diverso. Con rammarico apprendevo stamattina da qualcuno degli amici che purtroppo un gruppo di tedeschi non può visitare la certosa perché una guida tedesca non è ammessa all'interno della certosa di Padula. Queste sono le cose che secondo me in un monumento come questo, unico in Italia e al mondo, non deve e non può succedere, quindi tutti quanti insieme credo che dovremmo iniziare a fare un percorso di crescita turistica e anche culturale, perché se non permettiamo alle persone di entrare in certosa con delle scuse diciamo paradossali, credo che non possiamo fare assolutamente turismo. Molte sono le lamentele, molte sono le critiche che noi assistiamo, spesso probabilmente qualcuno le ritiene esagerate, io ritengo che bisogna assolutamente fare qualche cosa. Noi come Bianca lo facciamo perché abbiamo interesse a questo territorio, abbiamo interesse che lo stesso cresca e questo territorio, soprattutto questo di Padula, non può prescindere da quello che è la certosa stessa. E a capire e sapere che stamattina succede questo su questo territorio, beh, veramente ti fa male il cuore e noi non dobbiamo permetterlo. Io mi sono impegnato e mi impegnerò ancora come persona, come banca, a fare proprio questo problema, a cercare di fare anche una battaglia se necessaria, ma assolutamente credo che dobbiamo dare dignità alla certosa di Padula e alla città di Padula stessa. Anche noi come banca e come Life Onlus abbiamo tentato di svolgere il nostro convegno annuale, il premio Campanelli, all'interno, ma abbiamo dovuto assolutamente rinunciare per una burocrazia assurda che non può essere assolutamente tollerata. Credo che non approfittare delle migliaia di persone che vengono per queste circostanze e per questa occasione alla certosa di Padula sia assurdo. Non lo possiamo assolutamente accettare, noi ne faremo sicuramente una battaglia, noi sicuramente ci impegneremo a far sì che questa storia finisca. Non lo so se ci riusciremo, però credo che almeno ci dobbiamo provare, almeno tutti quanti insieme dobbiamo fare quel passo avanti che tutti si aspettano, perché parlare sì, però bisogna pure arrivare a un certo punto che bisogna agire. E io, che con la nostra banca abbiamo sempre dimostrato di fare le cose in modo concreto, mi impegno sin da ora a essere presente in questa battaglia con tutto quanto necessario, non solamente sotto l'aspetto economico, che può essere anche utile per iniziare eventualmente, lancio qui la sfida, anche una battaglia legale nei confronti della sovrintendenza, ove fosse necessario, ove non si raggiungesse un accordo, ove non si raggiungesse quell'intesa che necessariamente merita questo territorio, perché non lo merita la certosa di Padula, non lo merita la città di Padula, non lo merita l'intero Valle d'Itiano, non lo merita l'Italia intera, questo sopruso, questa intolleranza.